Difficile racchiudere in poche parole il match fra Catanzaro e Venezia, perché fra colpi di scena, interruzioni, gol, rigori sbagliati e ripetuti, con conseguenti ripercussioni in classifica, è successo davvero di tutto. Una gara come questa non può che partire forte, con il gol di Pontisso che ha portato in vantaggio la squadra di Vivarini dopo solo i 5 minuti, ma poco prima del quarto d'ora è arrivata la doccia fredda per la formazione giallorossa. Izes infatti ha trovato la rete del pareggio, ma a proposito di doccia, a bagnarsi e come, sono stati tutti i 22 giocatori insieme all'arbitro che, sotto il diluvio del Ceravolo, è stato costretto a interrompere la gara. Squadra negli spogliatoi per circa un'ora, finché l'arbitro non ha rimandato nuovamente in campo le due squadre. Dopo una rete annullata a Bjarkason per fuorigioco, nel secondo tempo il Venezia arriva al vantaggio e questa volta il gol del 2-1, realizzato ancora una volta da Izes, è regolare. I lagunari sembrano poter essere i padroni del match, ma pochi minuti più tardi arriva l'episodio che cambia la gara. La seconda ammonizione di Sverco in 10 minuti costringe gli ospiti a giocare in 10 l'ultima mezz'ora. Passano solo pochi istanti e Iemmello fa 2-2. Il pari allontanerebbe il Catanzaro dall'obiettivo quarto posto, così come il Venezia dalla promozione diretta in considerazione delle vittorie di Cremonese e Como, e l'equilibrio che non fa comodo a nessuno si spezza nei minuti di recupero, ma anche qui non manca il brivido finale perché il tiro di Iemmello è intercettato da Joronen. L'arbitro però fa ripetere perché Iaialo, che poi salva sulla ribattuta, è entrato in aria prima del tempo e Iemmello stavolta segna, anche se con il brivido, ed il quarto posto non è poi così impossibile. Alla fine la vittoria lo volevamo, abbiamo messo tre attaccanti, abbiamo messo due sulle fasce per spingere, siamo rimasti a due dietro, perché proprio deve essere una mentalità quella di ricercare sempre una prestazione di livello alto. Questo diciamo è alla base della nostra motivazione. E i ragazzi ci credono in questo aspetto qua e speriamo adesso nelle partite veramente che contano di riuscire a mettere in difficoltà queste grandi squadre.